Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita. Dove udirai le disperate strida, vedrai gli antichi spiriti dolenti, alla seconda morte ciascun grida. Buonasera e benvenuti a questa nostra puntata. Siamo sulle tracce di Dante e siamo approdati in un luogo ameno fra Monteriggioni, Castellina, Scalo. Siamo a Castiglion Ghinibaldi, che è questa splendida roccaforte alle mie spalle. Che c'entra con Dante? Beh, c'entra parecchio, perché da una di quelle finestrelle, ma insomma può darsi che le finestrelle siano state in modo diverso, comunque nel 1269 si narra che la zietta di Provenzano Salvani, la signora Sapia, seguisse le vicende della battaglia di Colle che si stava svolgendo appunto là nella piana. Abbiamo visto Monteriggioni, quindi più avanti diciamo il luogo della battaglia di Colle, battaglia funesta per i colori senesi, dove morì Provenzano Salvani. Perché la zietta seguiva la battaglia? Beh, la seguiva facendo il tifo per i fiorentini, e questa è la cosa che poi vale alla signora Sapia Salvani, sposata a Ghinibaldo Saracini, e la citazione dantesca nella Divina Commedia, insieme ai traditori, diremmo insieme ai parenti serpenti. Ma di più ci dice il professor Francesco Ricci, che eccolo qua, si è avventurato con noi per questo colle dopo un'arrampicata non da poco. Non da poco, questo ricordiamolo. E dove siamo? Perché siamo qui? Un po' l'abbiamo detto, ma approfondiamo. Eh sì, perché come tu dicevi, Daniele, probabilmente da una di queste finestre Sapia Salvani poté assistere alla sconfitta dei ghibellini senesi e dei loro alleati ad opera dei guelfi fiorentini, sconfitta che le procurò un'enorme gioia, al punto che al verso 120 del tredicesimo canto del Purgatorio noi leggiamo: Letizia presi, a tutte altre dispari, in rima con amari. Quindi una gioia veramente smisurata quella di Sapia Senese. Tra l'altro il critico Sapegno ha osservato opportunamente che dispari non solo significa diversa da tutte le altre, grande, ma ha un carattere quasi disumano, quindi una gioia sfrenata nel vedere esaudito il proprio desiderio, che è quello di assistere alla sconfitta dei suoi concittadini. Ecco, questa parentela con Provenzano Salvani, noi sappiamo che le parentele a quei tempi, come dire, erano anche difficili da attribuire, ma qui pare che ci siano i riferimenti certi. Era la zia di Provenzano Salvani. Era la zia di Provenzano Salvani. È vero, molte volte nella commedia, quando abbiamo a che fare con dei personaggi di spicco che emergono, accade che Dante sia o l'unica o la prima testimonianza, e chi viene dopo si limita a chiosare, a commentare, a volte a stravolgere la versione dantesca. Pensiamo a Francesca da Rimini, allo stesso Farinata degli Uberti, a Provenzano Salvani, e ciò accade anche per Sapia. Però la parentela di Sapia con Provenzano è un fatto certo, mentre molto meno chiare sono le ragioni di questa inimicizia così forte, di questa credine che tra l'altro fa nell'immaginario un po' collettivo di Sapia l'incarnazione perfetta dell'invidiosa, di colui che invidia, vale a dire di colui che rivolge il proprio sguardo
sugli altri, ma non per augurare agli altri la gloria, il successo, il bene, anzi soffre della gloria, del successo, del bene degli altri, e quello che vuole è la rovina. Quindi l'invidiosa per antonomasia. Ecco, non vinco io, ma sono contento e non vinci te. Beh, insomma, è una cosa antropologicamente interessante, a volte anche in un degrado di certe relazioni senesi che tendono più a distruggere che a costruire. Certamente. No? Ma non andiamo sull'antropologia. Rimaniamo su questo passo di Dante. Lei conclude dicendo addirittura, volsi in su l'ardita faccia gridando a Dio, oramai più non ti temo. Eh sì. Ecco, questo è un elemento molto importante, perché questo atteggiamento di sfida a Dio noi l'abbiamo già incontrato, ma l'abbiamo incontrato nell'inferno a proposito di Capaneo. Quindi qui ci troviamo invece nel purgatorio, ricordiamolo, nel 13° canto, nella seconda balza o cornice, dove sono puniti gli invidiosi. Però l'invidia, torniamo a dire, di Sapia Senese, poi magari diremo qualcosa anche del nome perché è molto interessante, fu un'invidia talmente dispari, riprendo le parole di Dante, da farsi addirittura tracotanza, da portarla con questo sguardo a sfidare Dio. È chiaro. Ecco, la signora Sapia poi, come dire, fu uccisa da un sicario in un palazzo, nei pressi di un palazzo antico, nella Colle Antica, quindi pagò il suo posizionamento anti-ghibellino con la vita, in sostanza. Però Dante ci dice che grazie a Pier Pettinaio ebbe una sorta di conversione? Sì, questo è un elemento che spiega tra l'altro il fatto che lei si trovi già in una cornice del purgatorio e non nell'antipurgatorio. Nell'antipurgatorio sostano tutti coloro che si sono riconciliati con Dio, gli spiriti negligenti, in punto di morte o nell'ultimo periodo della loro vita. Ed è lì che noi dovremmo incontrare la nostra Sapia, se non che quando era in vita, Pier Pettinaio, questa figura importante della storia senese in odor di santità, che ricordiamolo, al quale ricordiamo del comune dopo la morte, volle istituire addirittura una festa annuale, Pier Pettinaio pregò per lei. E quindi Pier Pettinaio incarna colui che è un piccolo uomo, ma che è molto potente agli occhi di Dio, tanto che Dio lo ascolta. Perché? Perché in fondo rappresenta quella carità, quell'amore per gli altri che si traduce anche nel pensare agli spiriti malevoli, invidiosi, superbi. Sottolineo questo aspetto della carità perché gli invidiosi nella seconda cornice del purgatorio sono continuamente sottoposti all'ascolto di voci, di tre voci, che invitano alla carità. E questo perché? Perché la carità è la virtù contrapposta all'invidia. Ed ecco allora che la purificazione di queste anime, quindi anche di Sapia, si compie recitando la litania dei santi, si compie ascoltando in continuazione queste voci, ma anche con una pena fisica che è molto significativa. Una volta di più qui Dante si rivela geniale nell'applicare la legge del contrappasso, che vale per il purgatorio non meno che per l'inferno, perché noi Daniele dobbiamo immaginarci, fossimo Dante e Virgilio, di trovarci nella seconda cornice del purgatorio e vedere appoggiati alla parete della montagna, parete livida come il livido è lo sguardo dell'invidioso, queste anime vestite di cilicio, di vil cilicio, appoggiate l'una all'altra, che hanno gli occhi cuciti col filo di ferro, che però lascia passare le lacrime, a dire: in vita voi avete usato male lo sguardo, augurandovi il male, non il bene degli altri, e ora lo sguardo vi è sottratto, vi è cucito. Io pagherei molto adesso se Mattia, inquadrando in alto in uno di quelle finestre, ovviamente non ci avevano i vetri, apparisse Sapia, seppure con il volto e gli occhi cuciti. Sarebbe un colpo di teatro televisivo, gli spiriti fantasmi
staremo qui tutta la notte a aspettare, probabile che questa cosa non accada, insomma, ecco. Ma Sapia perché il nome, dicevi? Ecco, sì, Sapia è molto interessante. Sapia, come sovente accade nella commedia, si presenta a Dante personaggio e quindi poi al lettore, prima di tutto dichiarando il luogo di origine e dichiara di essere senese e poi declinando anche il proprio nome. E si legge al verso 109: Savia non fui, avvegna che Sapia fossi chiamata. Cioè, io non fui saggia, sebbene il mio nome fosse Sapia. Questo perché? Perché Sapia e Savia in realtà sono la stessa parola. Derivano dal latino volgare sapere, che recupera il latino classico sapere, il latino letterario. Sapio sapere vuol dire provare gusto, sentire il gusto, ma anche avere giudizio. E tra l'altro, dal sapere letterario al sapere del latino volgare, il passaggio successivo è quello dell'italiano, dove infatti il sapere è passato cacciando via il più classico scire, no? Che era il verbo impiegato dai latini. E allora cosa ci sta dicendo la nostra Sapia? Sebbene il mio nome fosse quello di saggia, di giudiziosa, io non lo fui, e lo dimostra quello sguardo di sfida che tu ricordavi, Daniele, rivolto a Dio. Ora, questa osservazione linguistica ci può un po' sorprendere, però ricordiamo che noi dobbiamo sempre storicizzare Dante e la lingua di Dante e la cultura di Dante. Allora, ai tempi di Dante era forte la convinzione che tra la parola e la cosa, tra il nome e la realtà ci fosse un rapporto strettissimo, quasi di necessità. Era un po' l'insegnamento della scolastica: nomina sunt consequentia rerum, i nomi sono una conseguenza delle cose, e allora da una che si chiama saggia ti aspetteresti una condotta ispirata alla saggezza, ma questo non accadde. Grazie, grazie al professor Francesco Ricci. Andiamo adesso a trovare ancora Sapia, però in una logistica, una modalità del tutto diversa. Andiamo nel palazzo dell'Accademia Musicale Chigiana, a Siena. Siamo nel cortile del Palazzo Chigi Saracini, Accademia Musicale Chigiana, insieme a Laura Bonelli, grazie di essere qui. Intanto abbiamo già detto un cognome, Saracini, che in qualche modo ci riporta a quel signore che era marito di Sapia, Ghinibaldo Saracini. Certo. Primo link, ma poi ce ne sono tanti altri. Certo. Dunque, ci rifacciamo un secolo fa, cioè quando il conte Guido Chigi Saracini, fondatore dell'Accademia Chigiana e ultimo proprietario del palazzo, decide, essendo uomo di grande cultura, mecenate senese, di finanziare, di partecipare alle celebrazioni, alle precedenti celebrazioni su Dante, no? il sesto centenario. E, come lo fa? Patrocinando un certo numero di studi, e fra questi uno studio molto curioso che fece fare allo storico senese Ugo Frittelli sulla storia di Sapia Salvani in Saracini, che lui considerava giustamente fra i suoi antenati, no? Essendo lui l'erede della famiglia sia Chigi che Saracini. Per quale motivo, con questo titolo curioso, si può rinfamare Sapia? Perché lui pensava che, rifacendo tutti gli studi, riguardando uno studio molto accurato e scientifico, come il Frittelli fece, i documenti dell'Archivio di Stato di Siena, si provasse che in realtà la Sapia non era quella che Dante ci ha tramandato, no? Che ha messo nel tredicesimo canto del Purgatorio, nella seconda cornice del Monte del Purgatorio, fra gli invidiosi, ma che in realtà lei poi alla fine fosse stata una buona donna. Lei era la zia, come sappiamo, di Provenzan Salvani, il più grande condottiero senese di parte ghibellina, e forse, se pensava il conte, non era vero che lei, ma era soltanto una posa, no? Di tipo politico per sostenere il marito. E, oltre a questo, però, il conte, proprio in quegli anni,
nell'occasione della ristrutturazione del suo palazzo affidata a Arturo Villigiardi, fece inserire nell'atrio di Palazzo Chigi Saracini un bellissimo bassorilievo di marmo dove era effigiata appunto Sapia. Ecco, siamo proprio all'ingresso dell'Accademia Musicale di Giano, lo diciamo anche per i senesi perché francamente in pochi sapranno di questa curiosità. Eccole qui le immagini, Mattia De Santis ha opportunamente subito inquadrato il bassorilievo di cui parlavi, opera di? Fulvio Corsini, quest'artista allievo appunto di Villigiardi, che fu anche l'artefice delle due stupende sculture dell'armonia e della melodia che sono nel Salone dei Concerti. E la donna è raffigurata di profilo, dove si possono vedere gli occhi chiusi con il fil di ferro, perché appunto apparteneva, secondo Dante, al girone degli invidiosi e quindi era accecata dall'invidia. La mano sta in alto con due accezioni, sia per il saluto sia per evidenziare il fatto che fosse una non vedente. La cosa interessante è che questo bassorilievo il Corsini non lo fece apposta, perché sappiamo attraverso una cartolina dell'Associazione Ciechi di Siena che nel 1909 era già stata effigiata e loro l'avevano presa come simbolo della propria associazione. Quindi era un'opera d'arte che i senesi all'epoca, negli anni 20, conoscevano. Il Villigiardi la introduce in una cornice con lo stemma Chigi e Saracini come, diciamo, benvenuto, perché lui appunto in questo modo l'aveva rinfamata, cioè aveva detto: io sono orgoglioso di appartenere fra i miei antenati a questa figura. Beh, un sogno tutto sommato anche questo del conte Guido Chigi Saracini. Un'ultima cosa, noi abbiamo iniziato questa puntata raccontando che Sapia stava al castello Ghinibalda a vedere le sorti della battaglia di Colle, drammatiche per i senesi e per Provenzano Salvagni. Ma qui c'è un altro luogo, diciamo, non qui, insomma, la Torre Marescotti, da cui si guardava invece la battaglia dei Montaperti. Certo, sì, Cerreto Ceccolini ci racconta che nella sua cronaca che appunto i senesi osservavano la battaglia. Questa era una delle torri più alte precedente, quindi alla Torre del Mangia, che svettavano sulla città. Il conte ricorda anche questo aspetto, perché nel Salone dei Concerti, sempre di questi anni, no? Quindi siamo sempre negli anni 20 del Novecento, lui fa affrescare sempre dal Villigiardi un affresco con il ritorno delle truppe senesi dalla battaglia di Montaperto. Ci sono due figure centrali, una con il mantello rosso. Questa era Bartolomeo Saracini. Ma chi era Bartolomeo Saracini? Bartolomeo Saracini lo ritroviamo sempre nella storia della Divina Commedia, nella storia di Provenzano Salvani, perché nella lapide che ricorda la figura di Provenzano Salvani, che è quella più degna perché è nella nostra piazza, dove dice che qui nella piazza ogni vergogna deposta s'affisse, Provenzano Salvani cosa aveva fatto? Si era, nonostante lui fosse stato messo da Dante nel girone dei superbi, lui si umilia per andare in Piazza del Campo e chiedere dei soldi e chiedere le sovvenzioni al popolo senese per liberare il suo migliore amico, esatto, che si chiamava Bartolomeo Saracini, fatto prigioniero dalle truppe di Carlo d'Angiò. Beh, insomma, abbiamo trovato davvero degli intrecci anche storici di antiche famiglie nobili senesi, ma soprattutto ci ha spiegato molto bene perché anche l'Accademia Musicale Chigiana ha partecipato anche con i percorsi museali e con i concerti a questo anno dedicato a Dante. C'è anche appunto la biblioteca in questi giorni molto, molto aperta, perché c'è il festival appunto, certo, dell'Accademia Musicale. Ecco, nella biblioteca 30 anni dopo il conte, cioè 30 anni dopo il 1921, cioè nel 1951, non gli era passata questa passione per Sapia e quindi chiamò il suo amico Emilio Ambro, un pittore senese, allievo di Mancini, ad affrescare le tre pareti su quattro della biblioteca. In una già c'era Pier Pettinaio. Pier Pettinaio, sappiamo, era colui che con le sue preghiere, certo, aveva redento Sapia. Accanto vediamo una Madonna della Misericordia che, diciamo, come Pier Pettinaio assolveva Sapia, la Madonna nel suo mantello protegge il conte Guido Chigi e i musicisti senesi, una cosa curiosissima.
E mentre nelle tre pareti c'è la storia di Sapia, appunto, e la vediamo ancora con gli occhi chiusi, certo. Abbiamo visto anche queste belle immagini e quindi non rimane che ringraziare Laura Bonelli, grazie davvero. Noi torniamo a Monteriggioni perché avete visto all'inizio della nostra puntata di stasera, abbiamo fatto vedere al Castello Guinibaldo lo sfondo là dove si vede il panorama di Monteriggioni. Torniamo lì e andiamo a parlare ancora di Monteriggioni nella Divina Commedia. Bene, dal Castello Guinibaldo ci siamo portati adesso nel cuore di Monteriggioni, che di torri si corona. Abbiamo tutti nelle orecchie, anche per le reminiscenze scolastiche, questa parte del brano dedicato da Dante a Monteriggioni, che è un po' più complicato, un po' più articolato, però che come sulla cerchia tonda Monteriggioni di torri si corona, così in la proda che il pozzo circonda torreggiavan di mezza la persona gli orribili giganti cui minaccia Giove dal cielo ancora quando tona. Beh, del significato ne parleremo tra poco con l'assessore alla cultura del comune di Monteriggioni, Marco Valente, che ci aspetta proprio sulla cinta muraria. Questo particolare della lapide che Mattia De Santis vi ha già inquadrato è molto importante. Pochi mesi fa qui il comune di Monteriggioni ha deciso di cambiare il nome di questa piazza, che era Piazza Roma, di farla diventare Piazza Dante e di solennizzare questa decisione proprio in occasione del 700° anniversario della morte di Dante. Ma andiamo a trovare Marco Valenti. Bene, il canto 31° dell'Inferno che Daniele Magrini ha letto è, credo sia la più grande pubblicità, reclama a titolo gratuito, che è stata fatta a Monteriggioni. A questa è seguita recentemente la grande diffusione delle foto di Monteriggioni illuminate di blu e col simbolo della Comunità Europea come simbolo dell'Europa. Altra grande pubblicità gratuita che vuole creare il brand Monteriggioni in giro per l'intera Europa. Bene, Dante. Dante non so se ha mai visitato Monteriggioni al suo interno, ma sicuramente passandola ha visto, la descrizione che ne dà è molto pregnante, è molto precisa. Cos'era Monteriggioni al tempo di Dante? Monteriggioni era grosso modo molto simile a come lo vediamo ora, con questa cerchia di mura di 570 metri, 14 torri che si innalzavano poderose, non come quelle di ora, poderose sulla stessa cinta. Ma a proposito delle torri, volevo dire che in realtà noi non sappiamo l'altezza esatta, che doveva essere notevole, perché la maggior parte delle torri erano già state livellate dal tempo, come ci racconta Canestrelli in un famoso articolo dei primi del Novecento, e sono state grosso modo ricostruite intorno agli anni 30, in quel periodo in cui in tutta Italia si ricostruivano molti monumenti. Bene, la Monteriggioni che Dante doveva aver visto o, come ho detto prima, circunnavigato, camminando, scavalcandoci intorno, era grosso modo esattamente come la vediamo ora, ovvero quasi una città un po' ideale, no? Un castello più che città, ideale, fondato da Siena nel 1213, 5-6 anni per costruirlo, articolato su due strade principali e su tante case a schiera, molte ne rimangono ancora in elevato, quando crollano gli intonaci che vengono, oppure vengono rimossi, si trovano molti elementi delle antiche murature, e tutto intorno alle mura grandi spazi verdi, come esistono ancora. Ora sono giardini privati, sono olivete, ma al tempo erano, diciamo, gli orti intorno alla cinta muraria, all'interno della cinta muraria, una delle grandi risorse, no, che si poteva avere anche in caso d'assedio. E fuori dal castello esistevano fossati e carbonaie, elementi difensivi che venivano incendiati in caso di pericolo di fronte a un esercito che assediava. Invece l'aspetto, diciamo, della strada era completamente diverso da quello di ora. Sino agli inizi del Novecento e anche qualche decennio dopo, Monteriggioni, tranne il sagrato della chiesa che era in pietra come oggi, era interamente in terra battuta. Quindi questa era la Monteriggioni di Dante.
In occasione del settecentenario della morte di Dante, che cade quest'anno, abbiamo voluto onorare il sommo poeta, anche se il sommo poeta è una definizione che a me non piace molto, molto retro. Abbiamo voluto, dicevo, onorare Dante intitolandoli la ex Piazza Roma e mettendo delle targhe fatte realizzare dallo scultore Renato Corsi. È stata una giornata molto bella, il 12 giugno, in quanto Alessandro Barbero, intervistato da Dario Ceccherini, poi ha parlato di Dante, della Divina Commedia, soprattutto di Dante nel suo tempo. È stata una giornata affollatissima di persone, di gran successo. L'altro evento che abbiamo dedicato a Dante è stato un lavoro iniziato durante l'inverno con l'Istituto Primario di Monteriggioni, con le scuole medie soprattutto, insieme a Matteo Marzan, che hanno studiato Dante e poi hanno creato una piccola sceneggiatura e un racconto molto bello che abbiamo proiettato in piazza durante una di queste notti del cartellone estivo, piazza affollatissima, dove i ragazzi parlano di Dante a modo loro. Bene, grazie all'assessore Marco Valenti, e noi proprio per la nostra rubrica Dante Tube vi vogliamo proprio far vedere alcuni momenti dei due eventi citati dall'assessore Valenti, la conferenza di Alessandro Barbero e poi invece questo splendido lavoro dei ragazzi delle scuole con la regia di Matteo Marzan. Precisamente in quel momento Dante, che l'anno prima sedeva allo stesso tavolo con i figli di Farinata degli Uberti ed era alleato con i Ghibellini per sconfiggere il regime guelfo nero di Firenze, incontra Farinata degli Uberti all'inferno e gli fa dire: gli Alighieri, guelfi, guelfissimi, da sempre! Ecco, anche questo non è del tutto casuale, mi pare, no? Ecco. E Cacciaguida è di nuovo un discorso del genere, cioè noi dobbiamo chiederci quando Dante decide di dedicare ben tre canti del Paradiso al trisnonno Cacciaguida. Siamo ormai nel Paradiso, siamo quindi piuttosto avanti, siamo verso gli ultimi anni di vita di Dante. Lui era quasi sicuramente a Verona, infatti Cacciaguida gli dice: vai a Verona dove troverai il Can Grande, dove starai benissimo e così via. Ma perché Dante tira fuori questo Cacciaguida in questo momento? Dante tira fuori Cacciaguida, lo sapete, l'idea è: Cacciaguida gli rivela di essere il suo trisnonno e di essere stato cavaliere, armato cavaliere dall'imperatore, e di essere morto martire alle crociate. Nella Verona di Can Grande della Scala, dove la politica era in mano a un'aristocrazia cavalleresca e si faceva attraverso grandi feste di corte, tornei, imprese cavalleresche e così via, io sono abbastanza convinto che tutti quelli che Dante incontrava lo guardavano dall'alto in basso e gli chiedevano: chi fuori maggior tui, appunto. In quel contesto, ricordarsi di aver avuto un trisnonno cavaliere ha un certo significato che non avrebbe avuto quando Dante faceva politica a Firenze. Perché quando Dante faceva politica a Firenze, prima di essere esiliato, a Firenze governava il popolo, cioè la gente che lavora. Noi oggi diremmo gli imprenditori, perché il popolo in senso politico non si estendeva fino agli operai dell'industria della lana, ai facchini, ai domestici, però tutti quelli che avevano un'attività, e quindi non solo gente ricca come gli industriali della lana, ma anche il negoziante all'angolo, i piccoli bottegai, tutti gli artigiani, i macellai, i muratori, quello era il popolo. Eccoci arrivati. Ma dove ci ha portato? In teatro. Cioè, sul palco di un teatro. Questo è il luogo più fantastico che io conosco. Perché qui è come in un campo, è un campo di terra. Se qui ci butti un'idea e qualcosa viene fuori. Dai, cominciamo a lavorare, Ma che si deve fare? Io penso che noi dovremmo usare i canti di Dante come degli spartiti. Le vostre voci come gli strumenti. E io faccio il direttore dell'orchestra. E che lo fai con la bacchetta? Certo, lo faccio senza. Andiamo. Su. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura
che la diritta via era smarrita. Hai quanto a dir qual era e cosa dura, e sta selva selvaggia e aspra e forte, che nel pensier rinnova la paura. Tante amare che poche più morte, ma per trattar del ben chi vi trovai, dirò dell'altre cose chi vo scorte. Io non so ben ridir com'i ventrai, tant'era pien di sonno a quel punto, che la verace via abbandonai. Per me si va nella città dolente, per me si va nell'eterno dolore, per me si va tra la perduta gente. Giustizia mosse il mio alto fattore, fecemi la divina podestate, la somma sapienza e il primo amore. Dinanzi a me non fuor cose create, se non eterne, e io eterno duro. Lasciate ogni speranza voi che entrate. Guai a voi, a noi prave, non ispirate mai a veder lo cielo. Gli venne per menarvi all'altra riva, nelle tenebre eterne, in caldo e in gelo. E tu che sei costì, anima viva, partiti da cotesti che son morti, ma poi che vidi io non mi partiva, disse. Per altra via, per altri porti, verrai a piaggia, non qui per passare, più lieve legno convien che ti porti. E lo duca lui. Caro non ti crucciare, volsi così colà dove si puote, ciò che si vuole, più non dimandare. O animal grazioso e benigno, che visitando vai per l'aria perso, noi che tignemo il mondo di sanguigno, se fosse amico il re dell'universo, noi pregheremmo lui della tua pace, poi che hai pietà del nostro mal perverso. Di quel che udire e parlar vi piace, noi udremo e parleremo a voi, mentre che il vento, come fa, ci tace. Amor, ch'al cor gentile ratto s'apprende, prese costui della bella persona che mi fu tolta, e il modo ancor m'offende. Amor, ch'a nulla amato amar perdona, mi prese del costui piacer sì forte, che come vedi ancor non m'abbandona. Amor condusse noi ad una morte, ch'a inattende chi a vita ci spense, queste parole da allor ci fuor porte. Quando mi dipartì da Circe, che sottrasse me più d'un anno là presso a Gaeta, prima che se ne allanomasse, né dolcezza di figlio, né la pietà del vecchio padre, né il debito amore, lo qual dovea Penelope far lieta, vinser potere dentro a me l'ardore che ebbe a divenir del mondo esperto, e dei vizi umani e del valore. O frati, dissi, che per 100.000 perigli siete giunti all'Occidente, a questa tanto picciola vigilia dei nostri sensi, che è del rimanente. Non vogliate negar l'esperienza di retro al sol del mondo senza gente. Considerate la vostra semenza, fatti non fosti a viver come bruti, ma per seguir virtute e conoscenza. Quando n'apparve una montagna, bruna per la distanza, e parvemi altanto quanto veduta non aveva alcuna. Noi ci allegrammo, e tosto tornò in pianto, che della nuova terra un turbo nacque, e percosse del legno il primo canto. Tre volte il fe girar con tutte l'acque, alla quarta levar la poppa in suso, e la prora ir in giù, come altrui piacque, infin che il mar fosse con noi chiuso. La bocca sollevò dal fiero pasto quel peccatore, forbendo i capelli del capo che egli aveva reso guasto. Poi cominciò: tu vuoi che io rinnovei il disperato dolore che il cor mi preme, già pur pensando, prima che io ne favei. Ma se le mie parole esser d'insieme, che frutto infame al traditor ch'io rodo, parlare e lacrimare vedrà insieme. Io non so chi tu sei, né per che modo venuto sei qua giù, ma fiorentino mi sembri veramente quando io t'odo. Tu devi sapere chi fu con Togolino, e questi è l'arcivescovo Ruggeri. Or ti dirò perché io sol tal vicino, che per l'effetto dei soma pensieri, fidandomi di lui, io fossi preso e porcia morto, dir non è mestieri. Però, quel che non puoi avere inteso, ciò è come la morte mia fu cruda, udirai e saprai se m'ha offeso. E io sentì chiavar l'uscio di sotto, all'orribile torre, onde io guardai nel viso i miei figliuoli senza far motto. Io non piangeva, si dentro impetrai, piangeva Nelli, e anzi il muccio mio disse,
Tu guardi, sì, padre, che hai? Perciò non lacrimai, né risposi io, tutto quel giorno, nella notte appresso, infin che l'altro sol nel mondo uscì io. Padre, assai ci fiamo in doglia, se tu mangi di noi. Tu ne vestisti queste misere carni, e tu le spoglia. Quietami allora per non farli più tristi. Io di e l'altro stremo tutti muti. Ai, dura terra, perché non t'apristi? Poscia che fummo al quarto divenuti. Gaddo mi si gettò ai piedi, dicendo: Padre mio, che non m'aiuti, qui vi morì, e come tu mi vedi, vidi io cascarli tre ad uno, tra il quinto dì e il sesto, ond'io mi diedi. Già cieco, a brancolar sovra ciascuno, e due dì li chiamai, poi che fur morti, poscia più che il dolor poté il digiuno. Quando ebbe detto ciò, con gli occhi torti, riprese il teschio misero codenti, che fu all'osso come d'un can forti. Io vidi una di loro trarre il savante, per abbracciarmi con sì grande affetto, che mosse me a fare il similiante. Oh, io ombre vane, forché nell'aspetto, tre volte dietro a lei le mani avvinsi, e tante mi tornai con esse al petto. Di maraviglia, credo, mi dipinsi, perché l'ombra sorrise e si ritrasse, e io seguendo lei oltre mi pinsi. Soavemente disse che io posasse, allor conobbi chi era, e pregai che, per parlarmi, un poco s'arrestasse. E io, se nuova legge non ti toglie memoria, o uso all'amoroso canto, che mi sarà chetar tutte mie voglie, di ciò ti piaccia controllare quanto l'anima mia, che, con la mia persona, venendo qui, è affannata tanto. Amor che nella mente mi ragiona, comincelli allor sì dolcemente, che la dolcezza ancor dentro mi sona. Lo mio maestro e io e quella gente, che eran con lui, parevan sì contenti, come nessun toccasse altro la mente. Vergine madre, figlia del tuo figlio, umile e alta più che creatura, termine fisso d'eterno consiglio, tu sei colei che l'umana natura nobilitasti sì che il suo fattore non ti sdegnò di farsi sua fattura. Nel ventre tuo si raccese l'amore, per lo cui caldo, nell'eterna pace, così è germinato questo fiore. Qui sei a noi in meridiana face di caritate, e giuso, intra i mortali, sei di speranza fontana vivace. Donna, sei tanto grande e tanto vali, che qual vuol grazia da te non ricorre, sua disianza vuol volar senz'ali. La tua benignità non pur soccorre a chi domanda, ma molte fiate liberamente al dimandar precorre. In te misericordia, in te pietate, in te magnificenza, in te s'aduna quantunque in creatura e di bontate. Or questi che dall'infima lacuna dell'universo infin qui avvedute le vite spiritali ad una, supplica a te, per grazia di virtute tanto, che possa con gli occhi levarsi più alto verso l'ultima salute. Eccoci qua all'ultima parte della nostra trasmissione, la rubrica Dante Mondo, in collaborazione con l'Università Pestanieri. Andiamo a rileggere ovviamente i passi della Divina Commedia che introducono a questo personaggio che abbiamo tratteggiato per lunga parte di questa trasmissione, e cioè Sapia, la zia di Provenzan Salvani. Legge Marian Talibi dal tredicesimo canto del Purgatorio, studentessa, e poi invece commenta il professor Pietro Cataldi. Pace volli con Dio in sullo stremo della mia vita, e ancor non sarebbe lo mio dover, per penitenza scemo,
se ciò non fosse che a memoria m'ebbe Pier Pettinaio in sue sante orazioni, a cui di me per carità te increbbe. L'episodio del tredicesimo canto del Purgatorio, in particolare la parte del canto che riguarda Satia Senese, è una di quelle in cui Siena, molto presente nella commedia di Dante, è trattata peggio. Sembrerebbe da questo episodio, che è d'altra parte uno dei più importanti relativi alla città di Siena, sembrerebbe da questo episodio che Siena e Senesi si caratterizzassero agli occhi di Dante come colpevoli di due atteggiamenti negativi, in particolare di due peccati, nella prospettiva morale e religiosa di Dante. Il peccato dell'invidia e il peccato della vanità, dell'essere vanitosi. Ora bisogna dire che questi due atteggiamenti però agli occhi di Dante non erano esclusivi di Siena, e nonostante la sua prospettiva da fiorentino, quindi inevitabilmente anche legata a una logica di contrapposizione tra città toscane, Dante attribuiva queste caratteristiche anche moltissimo alla sua stessa città, a Firenze, e alle altre della Toscana e un po' a tutte le città. Cioè vedeva in questi due atteggiamenti, l'invidia e la vanità, gli aspetti peggiori, i ritorni negativi della civiltà comunale nel suo insieme. Questa civiltà fatta di micropatrie, di piccole identità, di contrapposizioni, che aveva espresso tanti aspetti positivi, una democratizzazione per esempio della vita sociale, ma aveva comportato anche dei danni o dei difetti, di tipo perfino psicologico potremmo oggi dire. Di questi due difetti, di questi due danni, Siena con Satia manifesterebbe di essere un'espressione particolarmente. Satia spera che i suoi stessi concittadini vengano sconfitti nella battaglia di Colle Valdelsa da parte dei Siena, cosa che in effetti succederà. Benché i Senesi siano guidati in quella battaglia da un nipote di Satia, da Provenzano. Quindi pur di vedere il male dei suoi vicini, l'invidia stessa, Sapia è disposta a desiderare la morte del nipote e la rovina dei Senesi stessi. Però bisogna dire che Dante è grandioso quindi nel bilanciare, nell'equilibrare sempre queste posizioni, queste denunce estreme di un difetto, di un male, di un peccato, di una colpa. E esattamente due canti prima, del tredicesimo del Purgatorio, in cui si incontra la non sabbia, Sapia Senese, che riprende il suo gioco di parole, il lettore della commedia ha incontrato il nipote di Sapia, quel provenzano di cui la testa fu portata dopo la sconfitta di Colle, infitta su una lancia in giro per Siena, da parte dei fiorentini vittoriosi, per beffa e per vendetta della sconfitta di Montapretti di qualche anno prima. Perché due canti prima il lettore, leggendo di Provenzano, ha incontrato un altro senese, parente di Sapia, anzi, nipote di Sapia, legato all'episodio raccontato da Sapia proprio per essere stato il generale sconfitto nella battaglia di Colle, che è, nel modo in cui si racconta nell'undicesimo del Purgatorio, l'antitesi di Sapia e l'antitesi in particolare dei due peccati, delle due colpe di Sapia, l'invidia e la vanità, o delle due colpe dei Senesi, l'invidia e la vanità, perché Provenzano si racconta in quell'episodio come capace di una empatia amichevole e disposto in nome di questa empatia, e l'empatia è il contrario dell'invidia. L'invidia è desiderare il male delle persone anche che si amano, anche delle persone vicine, volergli togliere qualcosa, invece l'empatia di Provenzano l'ha portato ad andare a chiedere l'elemosina in Piazza del Campo per veder riscattato dalla prigione il suo amico imprigionato in Francia. E l'umiltà di fare lui, grande di Siena, il gesto di chiedere l'elemosina nella Piazza del Campo. E questo bilanciarsi, tra l'altro la cosa interessante è che il nome di Sapia compare al verso 109, canto tredicesimo, esattamente come Sapia viene chiamata, come Provenzano nel canto undicesimo, nello stesso verso 109 viene introdotto con quel colui, con questo pronome che ha detto. Ecco allora, noi dobbiamo sperare che non solo Siena, ma tutta la nostra civiltà sia capace oggi di quello spirito comunitario, di quel non avere gli occhi uccisi dalla rabbia verso il bene degli altri,
che fanno dell'empatia e dell'umiltà le condizioni per convivere civile. E Dante serve anche a ricordarci questi due modelli e queste due possibilità. Bene, tutto per la nostra trasmissione. Grazie a chi ci ha seguito e buona serata. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la dritta via era smarrita. Dove udirai le disperate strida, vedrai gli antichi spiriti dolenti, alla seconda morte ciascun grida.